Bella a tutti ragazzi e bentornati su Ark. Scusate se questi giorni non ho messo video, ma purtroppo è un periodo in cui sono parecchio impegnato e mi risulta davvero difficile registrare. Ma comunque, bando alle ciance, qui tocca darsi da fare, sennò sta fattoria va in malora. In questo episodio io ho intenzione di fare l'impianto elettrico, perché sinceramente siamo arrivati a livello 73, siamo abbastanza cazzuti, ma siamo ancora con ste merde di torce. E sinceramente mi sono stufato, perché a parte che non si vede niente questa roba, poi ogni volta bisogna mettergli legna dentro e una scocciatura. Cioè, voglio le luci normali, quelle civilizzate. Ma poi oltretutto, oltre a questo, diciamo, il generatore ci permette di avere anche cose molto più potenti e di conseguenza è necessario farcelo. Io mi sono sbloccato gli engram sia del generatore che dei cavi, insomma, i cavi elettrici. Eccoli qua. E quindi sono pronto a costruirli. Ne ho già costruiti un po' con il fabbricatore e se servono altri li faccio. Questo perché, signori? Perché nella cucina, come vedete, ho fatto alcune modifiche. Allora, innanzitutto ho realizzato il grill industriale, che serve per creare la carne, per cucinarla molto più velocemente rispetto ai fuochi che avevo prima. E poi ho realizzato questo qua. Dopo vi faccio vedere come ho fatto. Però praticamente ho messo un rubinetto in cucina, perché quando si cucinano le ricette è importante avere sempre l'acqua pronta. Quindi me lo son fatto. E poi ho spostato i conservatori. Perché? Perché praticamente io qui, appunto, voglio metterci i frigoriferi elettrici, che anch'essi ho sbloccato tramite gli engrammi. E quelli, per metterli, appunto, bisogna fare prima l'impianto elettrico. Questi li ho voluti comunque lasciare, perché i conservatori servono per fare la carne essiccata. E se non sbaglio, la carne essiccata si fa solo qua dentro, non si può fare né nei frigoriferi normali, quelli, diciamo, che vanno a corrente elettrica, e né in altri posti. Comunque, allora vi faccio vedere come ho messo quel rubinetto dentro la cucina. Allora, fondamentalmente ho fatto dalla serra una prolunga per l'acqua, eccola qua. Ho messo questa tubazione e me la son portata, diciamo, dietro la cucina. Ho cercato di mettere il tubo più interrato possibile per non farlo vedere. Si ferma, va qua e entra dentro casa. Allora, quando realizzo l'impianto elettrico io su Ark, in genere parto sempre dalla fine. Cioè, non è che piazzo il generatore e poi da lì parto con i cavi, ma faccio sempre il contrario. Piazzo prima i cavi dove voglio che vadano a finire e poi alla fine piazzo il generatore. Siccome il generatore fa un baccano della Madonna, io lo volevo piazzare, diciamo, più lontano possibile, tipo là sotto quella scala, e quindi tenermelo lontano da casa. Detto ciò, ci prendiamo i nostri bei cavetti, eccoli qua, e anche le scatole di derivazione, e poi il generatore lo andiamo a piazzare dopo. Ragazzi, sto posto è utilissimo, anche perché è pieno di perle silice in quel lago e quindi vi aiuterà molto a costruire cose elettriche, perché la circuiteria si fa con le perle silice, quelle bianche. Quindi devo consigliarvi sto posto, questa base, perché è davvero ottima come posizione. Allora, io inizio sempre con la solita scaletta, perché ormai questa è la tecnica che uso sempre, e poi mi piazzo a terra un cavo a T. Come vedete, non si vede benissimo dove andrà a finire, ma più o meno lo metteremo qua, perché una volta piazzato noi possiamo metterci la scatola e vedete finisce più o meno qua, proprio dove volevo che finisse. Fatto questo, noi adesso continuiamo con i cavi dritti e andiamo in quella direzione fino ad uscire da casa e quindi andare dove vogliamo posizionare il generatore. Per fare ciò noi ci mettiamo il cavo dritto e partendo da qua praticamente dovremmo andare a beccare l'intersezione. Vedete, infatti un po' si vede nel pavimento che il cavo andrà a finire qua. Un consiglio: quando costruite le cose nelle fondamenta o sotto il terreno, un modo per vedere se vi ha posizionato il cavo nel modo giusto è quello di metterci addosso in mano un cavo verticale. Vedete, in questo caso il cavo verticale si va proprio a posizionare nelle zone dove ci sono i nostri cavi, no? E quindi riuscite a capire che, per esempio, di qua c'è l'intersezione, vedete? Fa posizionare i cavi alle estremità. E di qua vi fa posizionare, vedete, il cavo verticale proprio dove è arrivato il nostro cavo dritto che abbiamo posizionato. E la cosa è utile, perché a questo punto noi, che ne so, andiamo a posizionare un altro cavo dritto e con il cavo verticale, vedete, vediamo che è arrivato qui. Così facendo noi possiamo praticamente costruire in modo sicuro il nostro impianto senza aver paura di andare in direzioni sbagliate.
Siccome io qua voglio metterci un'altra scatoletta di derivazione, così da averne due su questo lato della casa, direi di metterci l'altra intersezione qua, dove arriva questo cavo, così, in modo tale che se non sbaglio la scatoletta, ecco, ce la mette qua. Perfetto. Ok, quindi abbiamo una scatola qui e una in cucina. Poi, avendoci un'intersezione qua e un'intersezione qua, noi in futuro possiamo anche andare in quella direzione e quindi portare la corrente anche in quest'altra parte della casa fino ad arrivare anche qua. Ma per il momento facciamo che portiamo la corrente solo in cucina e basta, perché mi serviva solamente per i frigoriferi adesso. E quindi proseguiamo sempre con la solita tecnica, cioè vediamo dove siamo arrivati qua e ci andiamo a posizionare l'altro cavo dritto, 1 e 2. Fino ad arrivare a fuori casa. Vediamo se siamo usciti. Ammazza, oh. Siamo usciti proprio giusti giusti. Ok. Adesso ci andiamo a mettere quindi un cavo inclinato. Sempre perché io i cavi, meno li vedo a terra e meglio è. Addirittura potevamo mettere forse anche quello verticale, esatto. Eh sì, ce lo mettiamo verticale, va. Così proprio è una cosa molto più precisa. Oh, adesso andiamo sempre col cavo dritto, andiamo sempre a fiducia sperando che ce lo metta sotto. Mi vado a fare un altro po' che mi sono finiti. E ci prendiamo anche il generatore visto che ci siamo. Ok, siamo arrivati qua. E quindi proseguiamo sempre mettendo i cavi dritti così. Uno, due. Ah, ecco, adesso iniziano a riuscire fuori il terreno, visto che non è proprio lineare il terreno, ma non ce ne frega niente perché in questa zona, anche se si vedono, fa nulla. Ok, quindi il generatore io pensavo di metterlo qua, tipo così. Potrebbe pure andar bene, sì. Poi piazziamo un cavo collegato direttamente al generatore, tipo così. E poi col cavo flessibile ci andiamo a collegare i cavi già esistenti. Eccoli qua. Cavo flessibile è utile perché se non siamo proprio in posizione giusta, vedete, li congiunge. Ok, detto questo, proviamo se funziona il tutto. Ci andiamo a mettere il gasolio all'interno. Accendiamo. Ok, il cavo quando diventa alimentato, vedete, prende il colore giallo. Qui sembra funzionare anche, perfetto, l'innesto. Entriamo dentro casa. Ok, e vediamo che quando funziona l'impianto queste scatolette emettono quella lucettina. Perfetto. Ok, anche questa è andata. Adesso ci andiamo a prendere i frigoriferi che avevamo già costruito. Ne ho fatti tre perché costano davvero un botto sti cosi e per adesso mi accontento. E va bene, e li vado a posizionare qua. Allora, vediamo se riusciamo a trovargli un posto decente per metterli. Sperando che non esca dal muro. Controlliamo. Ecco. Perché sti cosi sono grossi, sono. Cioè, occupano parecchio spazio questi frigoriferi, quindi ogni volta che li mettete, se li volete attaccare proprio al muro, avete il rischio che escono. Per adesso sembrano uscire. Ok, poi uno qua e uno qua. Ok, purtroppo speravo di metterne anche uno al centro, ma purtroppo non ce l'ho fatta con lo spazio. Magari un altro lo mettiamo al posto della panca, dai, tanto alla fine, voglio dire, anche se c'è la vetrata non è che ci interessi più di tanto, quindi preferisco avere un frigo in più piuttosto che tenermi la bella finestrella che non serve a niente. Tanto poi da fuori non è che si noti parecchio sta cosa. Detto ciò, i frigoriferi sono pronti e perfetto. E io andrei a travasare la roba perché almeno là dentro dura di più. E ok, questi invece li lascio sempre a produrre carne essiccata.
Ah, tra l'altro io se non sbaglio ho il progetto del lampione elettrico che ancora non ho potuto sbloccare con gli engram, ma grazie a questo lo posso creare, esatto, sì. Quindi io direi di farcene subito un paio, così ce ne andiamo a piazzare qua e concludiamo anche sta faccenda. Allora, i lampioni vanno costruiti qua dentro, esatto. Serve metallo e cristallo. Ok. Siamo a corto di cristallo, ragazzi. Meno male che ce n'è un po' qua sopra, lo andiamo subito a fare con l'argentavis, va. Chiaramente Argentavis e Ankylosauro. Eccolo qua. Non è tanto, però per quello che ci serve a noi va più che bene. Allora, vai. Ah, te nel frattempo hai pure preso un po' di punti. Io ho voglia. Li mettiamo tutti qua. Se pure è carico di pietra, devo ricordarmi di svuotarlo, sto anchilosauro. Ok. Vai. Ok. Dopo V2 vi sistemo. Per adesso a me serve solo il cristallo. Eccolo qua. Mazza quanto pesa. E poi ci andiamo a prendere i lingotti di metallo che, se non sbaglio, ce li abbiamo un po' in giro ancora. Forse qualcosa c'è anche qua. Sì. Ok, c'era anche dell'altro cristallo qua, va bene. Perfetto. Vai. E giustamente qua serve anche il gasolio per farlo funzionare, sto fabbricatore. Mannaggia la miseria. Vabbè, poi tanto ci colleghiamo alla corrente, ma per adesso facciamo al volo un po' di gasolio. E ce lo togliamo. Allora, prendiamo la pelle. Vai. Prendiamo un po' di petrolio da qui, tanto ce n'è un botto. E ci creiamo un po' di gasolio qua dentro, vai. Meno male che questo ne fa 5 a botta di gasolio. Così facciamo subito. Ok. Pronti a costruirci i lampioni. Perfetto, prendiamo tutto. Tu continua a produrre gasolio e sti lampioni ce li mettiamo qua. Dunque, siccome la scatoletta è da sta posizione più o meno, io li metto uno qua, così, ecco, acceso, e l'altro mettiamo qua. Oh, meno male, oh. Non se ne poteva più di queste torce orrende. Spegniamo tutto. Ok. Mo' non le apprezziamo, ma stanotte vedrete che finalmente casa sarà ben illuminata. Ah, poi non vi ho fatto vedere che ho messo la mappa di guerra qua. Almeno possiamo studiarci i nostri piani malefici in tutta calma. Allora, adesso mi voglio dedicare un attimino alla creazione delle crocchette, visto che ormai abbiamo una bella cucina funzionante e abbiamo anche tutti gli ingredienti per farle. Vi faccio quindi un brevissimo tutorial sulle crocchette. Allora, innanzitutto diciamo una cosa, da circa un annetto il sistema di come funzionano le crocchette è cambiato. Fondamentalmente prima ogni uovo di dinosauro serviva a fare una specifica crocchetta che a sua volta era utilizzata per tamare uno specifico dinosauro. Era un po' complicato come sistema. Adesso è stato modificato il sistema delle crocchette e fondamentalmente funziona così. Ci sono sei tipi di crocchette: le crocchette base, le crocchette semplici, quelle normali, le superiori, le eccezionali e le straordinarie, se non sbaglio. Ognuna di queste sei crocchette va bene per alcuni specifici dinosauri e anche qui sulla wiki trovate tutte le informazioni necessarie. Chiaramente più la crocchetta è potente, quindi esempio la straordinaria, e più sono gli ingredienti che servono per realizzarla. E, diciamo che poi oltretutto per tamare un animale la sua crocchetta ideale è solo una di queste, chiaramente, ma potete usare anche le altre crocchette che siano però di potenza maggiore, quindi per esempio, che ne so, se un dinosauro ha bisogno di crocchette normali, potete comunque tamarlo anche con quelle superiori, quelle eccezionali o quelle straordinarie. Poi, come si cucinano le crocchette? Allora,
Non è necessario né possedere un engramma specifico, non bisogna sbloccare assolutamente nulla, e neanche bisogna avere le ricette. Se voi ci fate caso, quando uccidete qualche carnivoro, se non sbaglio, soprattutto gli alfa, questi vi rilasciano delle crocchette, delle, sì, delle crocchette, delle ricette con scritto appunto gli ingredienti che servono per farle, ma sono, diciamo, delle note più che altro decorative e solo a scopo informativo, non vi servono per crearle alla fine. L'unica cosa che serve è sapere gli ingredienti e buttarli dentro sto calderone. Noi appunto siamo poveri, useremo questo qua, la cucina da campo, ma se riuscite ad arrivare al livello 88, se non sbaglio, vediamo un po'. Sì, no, 89, potete fare questo, non ricordo benissimo il nome, se non sbaglio, altoforno, una cosa simile, che praticamente sarebbe il fuoco da campo migliorato, tutto figo, collegato direttamente all'acqua, pensate, e che le produce anche molto più velocemente. Ho detto collegato all'acqua perché per fare le crocchette serve anche l'acqua. Vi faccio vedere come. Allora, ogni crocchetta, ma fondamentalmente funziona così anche per altre ricette, ad esempio per le pozioni di cura, eccetera. Ogni crocchetta richiede un contenitore, di acqua che sia pieno almeno al 25-30%. Per esempio, nel nostro caso, noi possiamo utilizzare le borracce. Io le ho già preparate qui. E fondamentalmente ogni crocchetta che farete vi andrà a finire a svuotare la vostra borraccia. Quindi io ho fatto appunto il rubinetto qua in modo tale che posso subito riempire la nuova e riposizionarla qua. Detto questo, poi ci buttiamo appunto gli ingredienti che servono. Ad esempio, per fare una crocchetta base, gli ingredienti che servono sono 10 gialbacca, una carne cucinata di qualunque tipo, un uovo extra small, molto piccolo, poi 5 di fibra, 5 migliorbacche, 10 vimbacche e appunto l'acqua. Noi ci andiamo a prendere adesso tutti questi begli ingredienti e torniamo alla cucina da campo. Ormai grazie alla serra qui abbiamo tante di quelle bacche che non sappiamo più dove mettercele, ma vabbè, meglio così. Mi prendo pure un po' di narcobacche e me le metto in frigo, sì. E poi vi servirà un uovo di dimensioni molto piccole che potete ottenere sia dai dodo che dai parasauri, dagli strosauri, eccetera. I dinosauri che producono questo uovo di questa dimensione li trovate sulla wiki. Ok, poi fibra ci abbiamo messo. Ok, siamo a posto. Un altro consiglio che vi posso dare è di usare la paglia al posto della legna quando cucinate, perché fondamentalmente non vi produce la carbonella e quindi non vi occupa slot aggiuntivi. È vero che ne dovrete usare di più di paglia, ma tanto è facile farla. Ok, accendete il fuoco e tra pochi secondi sarà pronta la crocchetta. Ecco qua. Perfetto, vedete? Crocchetta di base. Oltretutto le crocchette hanno un tempo di decadimento davvero lungo. Ad esempio, questa addirittura ci mette 2 giorni, pensate un po', 2 giorni e 23 ore. A marcire e quindi, cioè, durano in eterno. Oltretutto, se le mettete in frigo, poi davvero non marciranno mai praticamente. Come potete vedere, poi la borraccia è stata consumata tutta e quindi toccherà ricaricarla con l'acqua. Noi, avendo il rubinetto qua, non facciamo altro che buttarcela dentro e ripigliarci un'altra di queste. Ecco qua. Questa era la crocchetta di base. Ora, se volete, vi faccio vedere anche un altro tipo di crocchetta. Magari ci andiamo a scegliere una crocchetta un po' più difficoltosa da fare. Allora, vi faccio vedere come creare una crocchetta eccezionale, che sono un po' più difficili da fare rispetto a quella che abbiamo fatto prima, ma servono per tamare dinosauri molto più potenti, come ad esempio il brontosauro, il giganotosauro, il pterizinosauro e anche i rex, ad esempio. E i rex ci servono perché dobbiamo iniziare a bridarli per farne qualcuno un po' più forte. Quindi ci serviranno questi ingredienti: un uovo molto grande, 5 di fibra, un chili focoso, 10 migliorbacche, un fiore raro e sempre l'acqua. Allora, la parte difficile sicuramente è il chili focoso e le uova molto grandi. Le uova di dimensioni molto grandi, le producono gli animali come il brontosauro, il gigantosauro, il quetzal, eccetera. Sono appunto gli animali che, se ci fate caso, sono gli stessi che poi si tameranno con le crocchette eccezionali. Fortunatamente noi abbiamo un rex femmina laggiù che ci ha prodotto un uovo e quindi posso farvi vedere come si fa la crocchetta. Chiaramente poi per farne diverse di crocchette sarà necessario avere tanti rex perché appunto li mettiamo a produrre uova e ne possiamo raccogliere tanto. Per il momento ci accontentiamo.
Il chili focoso invece, che ci serve sempre per fare la crocchetta, si fa con questi ingredienti. Quindi 9 carni cucinate, 5 limonetri, 20 gialbacche, 20 blubbacche, 20 vimbacche, 10 migliorbacche e l'acqua. Questo è un bel po' più complicato farlo, ecco perché la crocchetta è difficile, difficile, molto più difficile da fare rispetto a quelle, per esempio, base che abbiamo fatto prima. Ma noi questi ingredienti ce li abbiamo e quindi la possiamo fare. Andiamo a far razziare i limonetri, vediamo un po' quanti. Ha voglia, ne prendiamo 100 e ce li mettiamo in frigo. Chiaramente adesso vi sto facendo vedere come si fanno le cose, ma vi conviene usare, cioè farne in quantità di di questi prodotti, perché se no ogni volta andate e tornate dai frighi non è tanto simpatico. Invece voi buttateci dentro, che ne so, vi conviene fare una moltiplicazione per 10, cioè ogni volta vi create, che ne so, 10 crocchette oppure 10 chili focosi, così vi fate il conto, che ne so, invece di 20 blubbacche ne mettete dentro 200 e così via, invece di 5 limonetri ne mettete 50, insomma ve ne produce 10. Chiaramente alla fine di ogni cottura dovrete cambiare l'acqua e mettere la borraccia piena, ma vabbè, tanto è facile da fare se vi siete fatti il rubinetto vicino come ho fatto io. Poi oltretutto aggiungeteci anche qualche bacca in più, perché magari vi scade proprio mentre poco dopo che voi l'avete messa e quindi magari non riesce a produrvi la ricetta perché invece di, che ne so, di 15 miglior bacche ve ne sono rimaste 14 perché una è scaduta e quindi la ricetta non viene creata. Ok, perfetto, eccolo qua. Chili focoso. Ok, e vi consiglio di rimettervi sempre la roba nel frigo perché scadono con una velocità incredibile queste cose. Soprattutto, per esempio, questo scade in 2 minuti. Ora messo in frigo, chiaramente dura molto di più. Ok, adesso possiamo farci quindi la crocchetta come stavamo vedendo prima. Quindi ci prendiamo l'uovo di tirannosauro, che è di dimensioni molto grandi e quindi va bene per la nostra ricetta. Il chili focoso, poi fibra ne abbiamo, miglior bacche ce le prendiamo sempre, fiori rari che li abbiamo presi nel corso delle altre puntate e appunto l'acqua. Vai. Facciamoci sta bella crocchetta eccezionale, che ci è costata una fortuna, però ragazzi, quando andate a tamare con le crocchette è tutta un'altra faccenda. Oltre che mantenete alta l'efficacia di domatura, ci impiegate anche molto meno tempo, quindi sono straconsigliate le crocchette. Ecco qua, perfetta. Crocchetta eccezionale. Anche questa con le restanti cose ce le rimettiamo in frigo. Perfetto, questa era una breve guida su come fare le crocchette. Ora io mi metterò un attimino a farmare più che altro le uova. Ad esempio, per i dodo non è molto difficile farlo perché i dodo producono tante uova e quindi le crocchette di base sarà semplice farle. Per le crocchette un po' più potenti, tipo la crocchetta eccezionale che servono uova di dinosauri grandi, conviene farsi delle farme un po' più potenti in cui magari mettete dentro parecchi esemplari femmina di dinosauri in modo tale che vi producano tante uova. Quindi qualche altro dinosauro dovremo ancora tamarcelo senza crocchette, ma vabbè, ormai siamo dei professionisti e non ci spaventiamo. Bene, per questo episodio è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto, ciao ciao!